certe volte ti domandi, ma chi me lo fa fare? Ritorno a fare quello che facevo prima oppure me ne vado in pensione. Parte così il discorso di Berlusconi con quello che ormai è uno dei suoi cavalli di battaglia, i pochi poteri del Premier, insieme con un altro dei leitmotiv preferiti, la Costituzione da riformare per renderla più adatta alle esigenze di un paese moderno. Spinge poi sul pedale dell'acceleratore il Presidente del Consiglio quando parla del DDL intercettazioni. Sa bene che il percorso è tutto in salita, non arretra però, nonostante i dubbi che arrivano da più parti e nonostante un chiaro problema di tempi. Adesso la Camera dei Deputati si parla di metterla in calendario per il mese di settembre, poi dovremo vedere se il Capo dello Stato riterrà di poterla firmare e poi quando questa legge uscirà sicuramente non piacerà ai PM della sinistra che ricorreranno alla Corte Costituzionale che, come sento da molte previsioni, la abrogherà. A una revisione del testo il Premier non ci pensa neanche. Sciorina dati, 150.000 telefoni sotto controllo, 7 milioni e mezzo di persone che possono essere ascoltate. Insomma, siamo tutti spiati, ripete, e contro questa legge c'è solo la solita lobby di PM e giornalisti. Che questa non è una vera democrazia, non è tutelata la nostra libertà di parola. Si finisce con una difesa a tutto campo della manovra e con un proposito, dimezzare anche a livello territoriale la popolazione che nel nostro paese vive di politica. E il Presidente della Repubblica...